come diciamo sempre in questi casi, soprattutto quando presentiamo questa canzone, caro, caro Emerald, perché si chiama così, si chiama Caro, è un diminutivo, è una donna, quindi, però ci piace ogni volta fare sta scenetta. Abbiamo qualcuno che chiama, suona il telefono, pronto, buongiorno, pronto, Luciano, signora, Fabio, sono emozionato, che bello. Lo riconosci, il fatto che lei lo specifichi va bene, perché ogni tanto insomma mi può capitare, mi può cogliere anche impreparato, però lei ogni tanto è un po' rincoglionito, mi pare, sì, che... sì, no, vabbè, ma non ogni tanto, posto, anche spesso, sì, abbastanza bene, sono davvero, contenta oggi... che siete tornati, sono molto contento. Anche io sono contento di sentirla. Ferma, state fermi, vieni qua. Ma che è successo? Vieni qua. Ma che succede? Pronto? Vieni qua, non le puoi... Scusa, pronto, Fabio, ma scusi, ma che succede? Non le puoi temperare le matite con la fettatrice, ma che cosa? Ma chi è che te fa? Dai, cos'è da tua parte? Ma scusi, ma con chi sta parlando? Con Sofiella. No, signora, ascolti. Sto fando la babysitter a casa del signor Castiglia. No, signora, non mi dica questa cosa. Sto fando la babysitter a casa del signor Castiglia. Ma è nata la bambina, no? Lo so, signora. Sofiella, si chiama Sofiella. Ma si chiama Sofia. Sofiella, piccola Sofiella. Ma è una bimba piccola. Oh, sono questo cadere. Ma no, signor! 22 giorni c'era una forza, se morivo poselo il catarazzo della lapa, poselo! Ma la lapa di chi? Scusi, ma... La mia lapa, no? Ma perché lei va al lavoro con la lapa? E come vengo? Che vengo? E per io la lapa c'hai, non è che ho altri mezzi di locomozione. Ma signora, ma siamo sicuri che Castiglia è informato su questa cosa? Cioè, ci mancasse, ma signora, per lei che cercavo il lavoro, io lei nella radio non mi ha voluto. Ma no, signora, a me era stato così, chiesto un parere e io, mi spiace, ma ho dovuto esprimermi negativamente. Mi spiace signora, ma è così, cioè lei sta immediatamente dando in mano a sta ragazzina, a sta bambina di 22 giorni, un'affettatrice, ma vediamo. Vieni qua. Cosa sta facendo? Prenditi il biberon, vieni qua. Ma 22 giorni, signore. Biberon, vieni qua. Birra piscina, vieni qua. Ma che birra? Oh, signora! Ma i bimbi a questa età bevono? Ma che sono pia, che cosa, signora? Ma nel caso succhi della birra, ma qua, che succhi la birra, ma che succhi la sbattugliare il biberon, non lo sbattugliare che ti fa la schiuma, vieni ma qua. Ma signora, ma che birra, ma la smetta, i bambini a quest'età prendono il latte nidina, prendono ma signora, però deve essere un momento veramente caratteristico sentire la signora Nunzia che canta una ninna nanna. No, non ce la canto ninna nanna, è per questo mette la birra nel biberon, signora, l'ho capito, e perché ti amo, diciamo che automaticamente non lo so, lasci la birra, mi ascolti, e volava in aria la mia giacca appena chiusa, rendere meno la tua porta, no signora, ma dei miei tempi, ma sì, ma lasci la birra, come sta? Io sto come bene, sta? Ora possiamo parlare, capisci, se domicilio, come sta signora, mi fa sentire in colpa perché come ha fatto quest'estate lì, come è andata, tutto a posto, sì, andate in vacanza con tua moglie, sì, siamo stati in vacanza, poverina, in vacanza con lei, ma si è divertito, vuol dire dopo tutto l'anno che la piscina sta con lei, lei dice magari in vacanza. Ma signora, ma come si permette? Ma mia moglie è veramente una santa signora, ma la smetta, non è proprio un'estate movimentato, sapi, mi spiace, siamo stati invitati proprio agosto, siamo stati invitati a casa del suo Peppino Vaderuso. Prego, suo Peppino Vaderuso. Suo Peppino Vaderuso una volta si muoveva i trunchi nella segheria, no? Per questo è Vaderuso, esatto, ce l'aveva la madre, se ci ha collassata la guallera, esatto, dice si ernia. Come? Ernia, no, Catania fu, non puoi erna. No, vabbè signora, ci cascava questa guallera, diciamo, sì, no? Ci calava la guallera, sì. E purtroppo si chiama Uso Peppino Vaderuso, e allora rammentavo che lui c'ha una casa abusiva a Vaccarizzo, manca a dirlo, che ha fatto una mangiata, no? Di carne arrostita, salsiccia, carne cavallo, in piena estate deve essere il massimo, sì, proprio la del mondo, si diceva all'8 di mattina, no? Fantastico, perché alle 8 si scanna voi, si picchia voi e si scanna signora, ma poi si scanna in cerebro, mi vedo un poco. E poi si fa tutto, la salsiccia, le cotolette, bene, si spuppano tutte cose, si desossano, certo, e poi si arrostiscono, no? Così la carne sicuramente è fresca, no? Cioè, un anno, siccome con suo Peppino Vaderuso si conoscono dei bambini, no? Che andavano a rubare arance insieme, vabbè, nella strada Palagonia. Giocavano insieme. E giocavano, partivano con la bicicletta da Catania, arrivavano a Palagonia, sì. E poi tornavano carichi e carangi, capito? Sì, era facile. Si davano da fare sin da ragazzini, insomma. E poi, insomma, si conoscono da ragazzini, e se ricordavano che facevano la scommessa quando c'era la rusta in mangia, no? Sì. Facevano la scommessa, questo calava anche addosso, lo si sista sano.
buon anno Mischino, che ormai insomma non è che è tanto più capace, no? Certo, non ha più, diciamo, il gargarozzo. Basta, va per battere questo gargarozzo resistenza, io non l'avevo oleato giusto, sai? Certo. C'aveva visto bello l'olio d'oliva, era questo calamaretto. E invece guarda, se ci fa mai un cannarozzo, no, mauso. No, no, signora. Mi chiama un'altra strada, lo sai che ci fu, corre corre, scappa scappa, fui fui. Ma sì, ma dico, ma è un gioco da farsi. Ma gioco da farsa, fu, per vero, finiva a farsa. Finiva a farsa, ma sì. E niente, scappavo subito con l'anno, calapa, ubriamo un doco sono da lapa, Ignazio chiacchierava terriere, io guidavo, no? Immagino. Mi diceva, Ignazio, non abbiamo la sirena, come facciamo, Ignazio, come facciamo? Io cominciavo a fare uscio, lavatevi, fateci passare, fate strada. Che basta, quadretto, eravamo, il fazzoletto bianco, no? Eravamo, avevamo una mappina, c'avevamo, quella della rustuta, no? C'avevamo una mappina. Oliata, che schifo. Insomma, un po' consumata, era un po' consumata, pacchiata. Basta, niente, eravamo finalmente pronto soccorso, il dottore, come ho visto, no? Dice che qua è il reparto quello di no, dice questo qua è il reparto dell'ossa. Sì. Sì, allora scusi, che ma fai? Ci vuole stagiare? No, sono altri, non interessa quello dell'ossa, interessa quello di stomaco, quello dell'interiore, diciamo, ah, della, il reparto guarume non c'è qua, no, il reparto guarume come si chiama, il reparto indenno, una cosa, medicina interna, sì, ecco, così si chiamava, no, ecco. Basta, veramente sapevo chi ero male. Veramente chi era malo capire, no? E allora io dissi, allora guarda, dobbiamo operare. Operare. Come dobbiamo operare? Dice, dobbiamo, beh, aprire, certo, subito, perché un cardozzo non si esiste fermo nel cannarozzo fauso. Sì. E non può respirare, mischino. Ma scusi, lo hanno visto con un'ecografia? No, ho visto che dove andavo viola andava facci. Proprio dove andavo tutto viola, ma come si dice viola? Quando una diventa viola? Viola, sì, ecco, c'è viola. Dove andavo viola, no? Sì, esatto. Se violavo tutto il muso, tutta viola. Come? Cianotico. No, non ce l'ha questo noto qui. No, signora. Ecco, io non... Vabbè, è diventato viola. Se andavo viola, no? Sì. E allora il medico dice, questo dobbiamo interferire, lo stiamo perdendo. Lo stiamo perdendo. E allora dicono, dobbiamo tagliare, questo, dobbiamo tagliare. Allora basta, un falano in sala da parto, no, da patto, la sala di operatoria. Beh, sì, insomma, era Ferragosto, può capitare una confusione. Un spaccano, Cirenzo Lovano, questo cardozzo di Sesizza, sano, che ancora era qua, all'altezza proprio di, come si chiama qua, un reddo fauso. Sì, esatto, l'esofago. Come? Esofago. Esatto, questo modello esofago. A un certo punto basta cominciare a dare ci punti, no? Ce ne sono, c'erano a dare 100 punti. Siccome c'era un amico nostro che trovavamo all'ospedale, ce ne sono 130, 30 omaggio. Ma che c'entra, signore? Ma guardi, l'amicizia si è fuori a cadere. Ma no, no, signore, guardi che non funziona come la raccolta dal benzinaio. Ma 30 punti su vecchio può giovare, no? Ma sì, ma voglio dire, non è che è peggio, anzi, per il nonno che ha dovuto subire. A un certo punto c'è fu un dottore giovane Modenno, sì. Dottore Modenno dice: scusa, sì, ma visto che io sto anziano, sicuramente andiamo a operare a altre volte. Invece di darci 130 punti, mettiamoci direttamente una cinnera. A questo vuoi aggiornare, capita qualche cosa quando io un giorno nemo, no? Non mi dica, signora, ma davvero? C'è montare una cinnera alla fine del mondo. Ma non ci credo. Tutta zerrenata, sai, alla fine del mondo. Cioè, quindi mi faccia capire, praticamente il nonno ha una sorta di zip di una Polo incorporata. Praticamente, cioè, sì. Lui mette il maglione direttamente. In che senso, scusi? Lui mette il maglione a V e fa una figurona. Certo, c'è una cinnera che si sponda la V. Fantastico. Meraviglioso, vero? Comunque lì, ora se non copichiamo. Scusa un momento, non è caso, Fiesa, no, non copichiamo. Ma no, ma certo, signora. Fiella, guardi. Vieni qua, posa questo elastico, si mi chiama elastico dei capelli. Ma qua. Che cosa? Signora, non guardi. Non ce l'hai ancora i capelli per farti le cotine. Vieni, no, che fare questo elastico? Ma a parte questo, può farsi male, signora. Sta giocando, che fai? Scusa. Sta giocando, andiamo a Moaro. Ma no. Vieni qua, scendi. Scendi, lasciate correre. Scendi, aspettando che lasciti correre, signor. Guardi, ascolti, io sono sta fanno i bungee jumping da Moaro, signora, la prego, io sono un tipo apprensivo, non mi faccia sentire ste cose. Ma per favore, vieni qua, che è pronta la pappa, vieni qua. Cosa le sta dando a mangiare? La bambina, ma non ha neanche un mese la bambina, signora. Pronto, pronto!